Tra i corti finalisti del BIF 2023 c'è quello del regista Arcieri Giuseppe. Parlaci di questa tua iniziativa. Allora, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare tutto lo staff e il direttore artistico Alberto Nigro per questa meravigliosa location, questa meravigliosa iniziativa, e grazie alla giuria per aver ritenuto il mio lavoro Medea finalista di questo concorso. Allora, Medea è la storia, la tragedia greca rivisitata nel contemporaneo con la protagonista diversamente abile che soffre di una malattia, di una sindrome rara, e si ritrova di fronte ad una scelta, quella del bene o del male, se uccidere o salvare i figli. Il corto è stato realizzato prodotto dall'Accademia di Belle Arti di Foggia e dalla GR Studio Cinema, sempre di Foggia. E c'è la valorizzazione del territorio perché è stato girato a Margherita di Savoia, a Cane della Battaglia, al sito archeologico, quindi c'era questa mia volontà di riprendere il passato però con uno sguardo verso il futuro. Da dove vieni? Da Barletta. Cosa ti aspetti da questo tuo lavoro? Mi aspetto sicuramente che venga apprezzato dal pubblico, è il più grande premio, poi se c'è una premiazione ben venga. È la prima opera? No, è la quarta opera.